Dico sempre che la transumanza è nel nostro DNA, cioè nel DNA di questo popolo. Oltre il 90% dei nostri avi sono stati pastori e spesso sono stati anche pastori transumanti. Questo evento che si è appena concluso è stato un pochino ridotto rispetto a quello che avremmo voluto fare. Tuttavia siamo riusciti a mettere insieme queste due bellissime giornate che abbiamo trascorso insieme e siamo riusciti con tre eventi, tre momenti, diciamo così, di queste due giornate a raccontare un po' intanto cosa abbiamo fatto in questi 2 anni di vita del coordinamento Amatrice Transumanza. Abbiamo raccontato l'esperienza bellissima dell'associazione Lada Insieme Onlus che ha realizzato una valorizzazione del muro a secco dello Stazzo di Gorzano. Poi abbiamo fatto un incontro con gli autori del volume Amatrice in cartolina che racconta un po' per immagini quello che era la nostra città, il nostro territorio con le sue meravigliose frazioni e che ha anche un settore dedicato alla transumanza, appunto raccontato proprio per cartoline. Abbiamo inaugurato la bellissima fontana di Cornillo Nuovo, l'antica fonte, e l'abbiamo anche impreziosita con la bellissima voce di Susanna Buffa, che è venuta a cantare e a suonare per l'occasione, e poi abbiamo presentato il nostro sito web, il sito amatricetransumanza.it, che racconta tutte queste esperienze, ma molto molto di più. C'è una mappa di comunità fatta dalla professoressa Letizia Bindi dell'Università del Molise e tutta una serie di belle cose che vi consiglio di andare a vedere.